Nel vivo del periodo natalizio, beh, ci sembra anche il momento opportuno per capire se queste festività di Natale finalmente segneranno anche per il nostro settore del commercio un periodo vero di ripresa economica, quantomeno che si andrà a suggellare quello che poi i dati Istat, ma non solo, ci stanno dicendo nell'ultimo periodo. Buongiorno ad Aldo Maria Cursano, vicepresidente della FIPE, bentornato, buona giornata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, come si prospetta questo Natale? Beh, diciamo un po' più speranzoso, devo dire che c'è un atteggiamento nuovo, si intravedono segnali veri in cui il valore del Natale è inteso come condivisione, come posso dire familiarità, come voglia di stare insieme sta riacquisendo insomma un po' dei momenti in qualche modo persi e devo dire una cosa importante è un po' la centralità della persona, dei valori, degli affetti che stanno in qualche modo riposizionandosi, quindi meno banalismo, meno effetti speciali, Bello. più valori, più compostezza e questo è l'atteggiamento che dal nostro mondo, insomma, del pubblico esercizio, del bar, dal ristorante, che in qualche modo la casa fuori casa degli italiani, si tocca, si vede, si sente. E proprio la persona al centro della buona economia è stato anche quel tema, no? Nell'incontro con Papa Francesco il 23 di novembre, perché appunto c'è stata l'Assemblea nazionale della FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, insomma avete avuto questo incontro importante con un tema che però è un richiamo di responsabilità denso, eh? Assolutamente, io penso che il contesto, la globalizzazione, come inseguendo modelli che non sono propriamente nostri, hanno fatto un po' disperdere momenti importanti della socialità, dello stare insieme, del guardarsi intorno e quindi in qualche modo rimettere proprio questo tema fondamentale, no? L'uomo al centro. L'uomo prima delle cose è stato un elemento importante che come federazione abbiamo voluto pienamente condividere, partendo proprio dal presupposto che comunque sia noi siamo e vogliamo continuare a essere commercianti di beni e servizi, ma vogliamo esserlo anche come portatori di valori e di sentimenti che molto spesso, ripeto, la ricerca di interessi o di visioni probabilmente poco umanistiche trasportano spesso a non guardarsi intorno. E allora rimettere dei valori dello stare insieme, combattere insomma lo spreco, aiutare intorno al cibo che in qualche modo è l'espressione, no, più autentica, è un veicolo insomma per promuovere e condividere valori, noi abbiamo voluto proprio centrare un momento più importante della nostra federazione proprio in un contesto ispirandoci all'esempio, a temi che il Santo Padre ha sempre posto e abbiamo voluto condividerli proprio come categoria con 300.000 imprese che tutti i giorni vivono insieme alla gente, fra la gente e dove poi nei nostri luoghi si riproducono anche comportamenti, si seguono modelli, stili di vita e quindi un modello nostro più composto, più responsabile, più di condivisione, dove c'è l'ascolto, dove c'è la conoscenza, dove c'è la socialità, penso che possa contribuire a una qualità della vita dove il cibo e il bene comune deve essere un valore fondamentale. E intorno a questo abbiamo condiviso questo momento importante di cui ne siamo orgogliosi. Bene, è molto bello quello che ha detto. Dicevo, una presa di responsabilità importante, anzi, sarà interessante capire se poi come FIP avrete anche altre iniziative in seguito. Però, visto che abbiamo parlato di cibo, adesso sono un po' così, vado sul leggero. Leggero, ma mica troppo, mica tanto, perché comunque è importante. Beh, che finalmente l'arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, no? Immagino come FIP, poi siete anche direttamente interessati da questa cosa, però noi tutti italiani siamo interessati. Siamo orgogliosi, guardi, io poi la sto chiamando da, insomma, vivo, opero a Firenze, quindi la città delle arti e dei mestieri, un riconoscimento di questo tipo ci riempie di gioia, perché si parte un po' da prodotti, dalla semplicità, da una storia, da una cultura
che proprio dalla terra alla tavola nel prodotto più povero riceve, come si dire, questo riconoscimento di patrimonio universale. È un grande segnale ed è per questo che proprio personalmente come FIPE ieri siamo usciti nel definire la pizza il sole d'Italia, e che oggi più che mai risplende ancora di più. Quindi secondo me è una rappresentazione identitaria che questo riconoscimento dà alla cucina, al cibo, alla creatività italiana, quel valore, quel riconoscimento che ha sempre meritato, ma che oggi diventa patrimonio dell'umanità. Già. Grazie, grazie ancora. Aldo Maria Curzano, vicepresidente della FIPE. Buona giornata, Curzano, a presto. Grazie a voi, buon lavoro.